Ci troviamo nella sala operativa della Croce Rossa di Arezzo, che ovviamente è in prima linea in caso di chiamata, di necessità, certo, a cominciare dai volontari, no, che sono già pronti in caso di chiamata. Certo, sì, siamo nella sala operativa e i nostri volontari sono stati già allertati, alcuni devono partire, stanno aspettando la chiamata per far parte della colonna mobile che la Regione Toscana sta organizzando. E quindi siamo in attesa, anche data l'evoluzione della situazione, come stiamo seguendo attraverso le televisioni nazionali, quindi dobbiamo aspettare una chiamata. Quindi in questo momento non possiamo fare il punto della situazione in maniera concreta, anzi questo può essere un appello a dire a tutti che stanno telefonando di aspettare a portare alimenti, vestiario, a coperte, perché non sappiamo quali sono le effettive necessità. Certamente nei prossimi giorni avremo le idee molto più chiare, ci verrà dal centro richieste degli interventi, e allora sarà nostra cura poi comunicare alla cittadinanza, che sta già rispondendo con telefonate ad appelli che non abbiamo mandato, ma che c'è quel sentimento che fa piacere vedere la partecipazione della città a questo grande ulteriore dramma che sta colpendo la nostra nazione, che ci ha lasciato tutti veramente frastornati e commossi. Anche perché in questo momento non si sa quello che può servire. Appunto, non abbiamo idee precise di cosa può servire. L'evoluzione è così, c'è un dinamismo troppo negativo. Fino a poco un'ora fa ci sono state scosse sismiche piuttosto rilevanti, quindi non sappiamo in questo momento che cosa potrà servire. Lo saremo più precisi nei prossimi giorni. Certamente verranno organizzati dei campi con tende, e a quel momento vedremo quello che veramente servirà, proprio per tipo coperte, anche vestiario, perché vedo che la gente perso tutto, alcune famiglie hanno perso tutte, quindi certamente anche il vestiario, però in questo momento rischieremmo di ingolfare tutta quella che è l'attività di protezione civile.